Sono intervenuto oggi, come stava ricordando Andrea, perché era un po' programmato, insomma, ogni tanto è giusto che mi faccia rivedere io, no? Qualche volta, e abbiamo pensato questa settimana che fosse la settimana giusta, ma non tanto perché c'è stato un piccolo appannamento, ma era un po' programmato, quindi sono qua per rispondere eventualmente alle vostre domande, così come fate settimanalmente con i nostri calciatori, e nel rispondere alle vostre domande poi magari esprimerò qualche concetto che ho, insomma, che volevo appunto rendere pubblico, perché voi siete l'interfaccia della nostra nei riguardi della gente, della nostra gente, quindi è giusto che sentano anche la mia voce. Elio. Direttore, sul piano numerico il piatto piace, cioè, ultime 5 partite, 2 punti, se non sbaglio. No, 3. 3 punti. No, le ultime 5 partite abbiamo fatto 6 punti. Abbiamo persa una, pareggiate 3 e vinta 1. Ultime 3 partite sono state 2 punti, sì. Nel senso che soltanto nelle ultime 3 trasferte abbiamo preso un po' di gol in più. Cioè quella che la difesa super, non mai preso il gol, ha preso in quel modo. Un attacco rapida è fermo era fermo per settimane. Il bomber è fermo da 5 settimane, qualcosa sta inceppando. Questo coincide con quello che era stato definita il vero inizio del campionato, la partita della Foggia, è un momento di appagamento, come le ha detto previsto. Ma io vedendo globalmente nelle 12 gare più quelle di Coppa Italia disputate, io vedo la situazione invece è particolarmente positiva. Non lo dico perché voglio difendere il mio operato oppure comunque difendere la squadra, ma veramente penso che noi abbiamo avuto un percorso un percorso omogeneo e quasi sempre con prestazioni, anzi direi sempre con prestazioni di alto livello. Questo grazie all'applicazione di Patalino, del suo staff, dei giocatori che veramente io li vedo settimanalmente, sono spesso presente e assisto agli allenamenti, veramente hanno una grandissima applicazione giornaliera, e questo ha fatto sì che noi avessimo comunque abbia fatto sì che in queste 12 partite di campionato, che sono forse quelle che contano di più, ma non tralascerei neanche la Coppa Italia, che è stata veramente vissuta bene, abbiamo avuto sempre una serie di prestazioni molto molto positive, e chi fa il mio mestiere sì, deve guardare assolutamente il risultato, ma anche quello che sono le prestazioni, l'applicazione, la crescita che è stata costante. Questo lo dico non per giustificare un momento che può sembrare di difficoltà, ma non lo è in effetti, perché contrariamente a quanto si è scritto, io penso che con il Foggia meritavamo tantissimo di vincere, invece quasi è stata opinione comune, che non condivido, che col Foggia è stato un punto giusto. Guardando le occasioni da gol, insomma, io credo che ne abbiamo avute molte molte più noi, e quindi quello che contano poi sono anche quelle, ma ripeto, mi vorrei soffermare sulle prestazioni, sul fatto che questa è una squadra che è stata rifondata, che ha avuto una costante crescita, e guardando il primo tempo con l'Alto Vicentino e guardando il primo tempo di Fondi, io noto una differenza abissale, una crescita costante, nonostante in quel primo tempo con l'Alto Vicentino già si vedesse una caratterizzazione da parte dello staff tecnico. Quindi dico questo con estrema sincerità, perché non ho bisogno appunto di difendere nessuno, ma veramente
credo che possiamo guardare con fiducia verso il futuro, possiamo guardare con grande fiducia verso le prossime partite. Sono certo che la squadra continuerà ad avere un atteggiamento positivo, continuerà a crescere, senza voler fare l'ipocrita, però è dire che chiaramente la partita di Fondi è stata una partita che ci ha fatto vedere due facce della stessa medaglia, e in questo sono sicuro che ci sarà l'applicazione massima nelle prossime settimane, e che è un processo di crescita. Inciampare ogni tanto è un processo di crescita. Fortunatamente o meritatamente direi, siamo lì, questa mancanza di risultati delle ultime settimane, cioè il fatto di aver fatto due punti nelle ultime settimane, credo che ci abbia portato sicuramente alla seconda posizione e a tre punti alla vetta, ma comunque siamo lì, insomma, i campionati si decidono ad aprile, si decidono ad aprile-maggio. Ma il dato positivo secondo me è, appunto, ripeto, se avessimo fatto delle partite interpretate male o comunque, io parlo a livello globale e non mi riferisco quindi solo esclusivamente all'ultima, quindi dicevo, se avessimo fatto delle gare non particolarmente brillanti o comunque se non avessimo ottenuto questi risultati, buoni o cattivi che siano, attraverso il gioco, l'applicazione, la caratterizzazione, allora sarei fortemente preoccupato. Ma vedo invece una crescita costante, poi ripeto che segni uno, segni l'altro, o comunque assolutamente non costituisce per me un problema che Caturano non segni da 4-5 partite, perché comunque è importantissimo nel nostro gioco, oltre che magari quando non fa gol fa assist, come è successo domenica scorsa a Torremino. Quindi non mi fermo sul mero dato statistico, ma sono andato un pochino oltre, ma lo dico, ripeto, non per infondere troppo ottimismo, che non sarebbe corretto se non lo pensassi veramente. Marco. Invece su di lei, nel senso che abbiamo visto un po' nervosa per gli arbitraggi sia in panchina che per esempio nel derby che fuori dalla panchina. Sì, allora, c'è qualcosa davvero con questi arbitraggi che la preoccupa? No, allora partiamo dal presupposto che si parla di ovviamente di buona fede, eventuali errori che io noto comunque in buona fede, li fanno contro di noi e li fanno sicuramente contro le altre squadre, quindi è un qualche volta a favore, qualche volta contro, sicuramente su questo non c'è dubbio. Ovviamente nell'ultima gara in cui poi, nell'ultima gara, la gara col Francavilla in cui poi ho esagerato nelle proteste, erano degli errori così evidenti che non ho potuto frenarmi, ma non c'è un nervosismo, c'è sicuramente la volontà di salvaguardare la squadra, la società, perché è la squadra, è la società nella quale lavoro, per cui ovviamente è troppo importante il risultato, abbiamo una grandissima responsabilità nei riguardi di tutti, e in particolar modo della gente di Lecce, quindi questo magari fa sì che ogni tanto si possa andare un po' fuori le righe. Per quanto riguarda invece le due partite che mi ha menzionato, insomma, sono scaturite due pareggi in maniera completamente differente, insomma. Ogni partita ha una storia a sé. Quella di Vibo c'è stato più un errore del singolo, il pareggio di Vibo invece di Fondi io lo classifico come un errore di concetto generale. Su questo ci si lavorerà,
ovviamente abbiamo tutti a cuore le sorti del Lecce, per cui è chiaro che ci si lavorerà in maniera in profondità, e quindi sono sicuro, certo, insomma, che proprio per i motivi di cui prima, cioè la continua le continue prestazioni positive, il fatto che comunque c'è un'applicazione massima da parte di tutti, io sono sicuro che è un normale processo di crescita, ma veramente normale, una parola, non è una parola usata a caso, normale è proprio perché è fisiologico, no? Che una squadra costruita ex novo abbia qualcosa in cui migliorare, e lo stiamo sperimentando. Gabriele, prego Gabriele. Direttore, è chiaro che le valutazioni quasi a un terzo del campionato si basano su quello che si è visto nel campo e che delle volte può divergere dalle previsioni che vengono fatte anche a tavolino, no? Con una programmazione attenta. Da un punto di vista della valutazione tecnico-tattica della squadra rispetto ai piani che aveva lei, che avevate, quale valutazione si sente di dare? E in particolare, credo riprendendo un'opinione comune sulla quale forse non sarà d'accordo, ma credo che in queste occasioni sia bene parlarne, c'è anche la perplessità sull'impiego, per esempio, di Lepore nel ruolo di mezzo interno, cioè sembra che non stia riuscendo a sentirsi a suo agio e a dare quello che forse si pensava avrebbe potuto dare. E poi le chiedo un parere, per esempio, su Ciancio, che lei conosce bene, che è fra l'altro uno dei calciatori che giocano a piede invertito, diciamo, se quello lo considera ancora uno spostamento naturale, se ha dei margini di miglioramento, perché l'impressione è che stia mancando un pochino forse di personalità. Ma Ciancio di personalità ne ha da vendere, lo conosco bene, quindi anzi penso che sia l'ultimo dei problemi. Ha giocato per un anno e mezzo a Cosenza in quel ruolo, e penso che non sia assolutamente un problema, come non lo è lei, cioè io la mia valutazione globale è particolarmente positiva, proprio per i motivi di cui parlavo prima, cioè al di là dei risultati che contano, perché sapete meglio di me quanto contano i risultati, però i risultati si ottengono attraverso un modo di, una coerenza, un modo di fare, ne ho già parlato proprio a tempo della mia presentazione, cioè i risultati si ottengono con l'applicazione, con il lavoro, con la coerenza e con credere nelle cose in cui si fanno. L'intelligenza sta nel capire quando stai sbagliando qualcosa e la correggi. Qui siamo tutti nella situazione che vogliamo che Lecce arrivi primo nel mese di maggio, e quindi questa società, questa proprietà, io, l'allenatore, insomma tutti tendiamo, Giovanni Fasano mi viene in mente perché siamo veramente tutti molto attaccati alla squadra, siamo tutti protesi a far sì che ci sia si arrivi a migliorare giorno per giorno, e quindi in particolar modo la proprietà che ha a cuore le sorti, se c'è da fare dei correttivi non si tirerà indietro, su questo non c'è dubbio, ma non ne abbiamo ancora parlato. In queste partite chiaramente esamineremo anche la tenuta mentale, di personalità, psicologica della squadra, sono partite sempre più importanti. Ad oggi veramente io posso solo che fare un plauso alla squadra, ai ragazzi, ma lo dico non per dargli coraggio, ma perché lo meritano veramente, perché al di là di qualche errore che c'è stato nell'ultima partita o in qualche altra, però insomma c'è un'applicazione costante. Nella mia carriera, che oramai purtroppo, dico purtroppo perché vuol dire che passa il tempo, è ventennale e faccio questo mestiere da quasi 20 anni, a me non è mai capitato una squadra che ha giocato per così tanto tempo così bene. Lo dico francamente, quindi non me ne vogliano gli allenatori i componenti, le rose delle squadre che ho avuto negli anni precedenti, però una squadra che ha giocato sempre con questa caratterizzazione, questo modo di stare in campo e questa soprattutto applicazione costante con positivi risultati sotto il profilo del gioco, poi ripeto il risultato si ottiene attraverso il gioco,
A me non era mai capitato che per così tanto tempo, perché dopo 5 giornate, 6, 4, 2, 10, mi è capitata sempre una partita in cui hai avuto fortuna, hai avuto un colpo di genio e l'hai vinta, oppure una partita in cui non c'eri per niente. Qua, da quando è cominciato con l'Alto Vicentino la stagione, non abbiamo mai steccato una gara. Questo è un dato che mi fa pensare bene. Prego, Tonio. E poi ormai Dani Brutto, Sommer, Fiorino, Contessa si sono visti ancora poco. Ma mi sembra, adesso non ho visto le presenze, forse quello un po' più penalizzato è stato Contessa, magari ha giocato un po' di meno. Gli altri sono scelte tecniche. Ma Imone non tantissimo, esatto, forse. Però io credo che molto spesso, cioè anche questo è un processo fisiologico, cioè in quasi tutte le squadre ci sono quelli che giocano di più e quelli che giocano di meno. C'è un'intelligatura base che viene più utilizzata, però non entro in un discorso tecnico. Ho visto comunque giocatori come Zonere, come Fiordilino, come Putov, come Maimone stesso, sono molto giovani, ho visti. Hanno avuto una crescita veramente importante. Prego Marco. Direttore, volevo chiedere se per il ruolo di portiere a gennaio stai pensando a qualcosa oppure andare avanti? No. Assolutamente. Posso permettere? Sì, c'è così. Anche nessuno dei due ha convinto così no, per continuità magari. È un ruolo molto delicato in cui le squadre quelle che lottano non siano una portiere molto. No, 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 certo, no, no, ma noi abbiamo. Guardi, noi abbiamo grande fiducia in tutti e tre, non solo in Pleve e Gomis che hanno giocato, ma anche in Chiron. Quindi, ma veramente, abbiamo veramente tre portieri che se la giocano in quanto a bravura e a modo di stare in campo, a personalità, sono portieri tutti e tre di grande livello, secondo me per questa categoria, di buonissimo livello per questa categoria, quindi non ci stiamo pensando minimamente, ma per gennaio insomma non ci sta pensando nessuno, l'unico in cui ci pensa sono io, ma sono pensieri, sono solo pensieri che rimangono solo nel mio cervello, nella mia testa. Io ho due domande in una, fuori discussione l'applicazione, eccetera, voi puntate decisamente alla Serie B, o vale quel discorso che questo è pericoloso l'incrocio dei calciatori, se non ce la facciamo quest'anno così parlo del tutto. No. Perché questo qui lo no, allora no, per carità di Dio, noi puntiamo a vincere quest'anno così come non mi avete sentito dire, ma il Benevento l'anno scorso era settimo, ottavo a questo punto del campionato, così non mi sentirete dire che, ne so, che siamo secondi, che ce la giochiamo sicuro. Su questa risposta ho preso una domanda: se mancano 3 mesi, se state facendo, dovreste rendere conto dell'esigenza di qualche ritocco, in questa prospettiva di impegno assolutamente sì, perché insomma fatto 30 si fa 31, questa, non dimentico quello che ho detto in precedenza perché corrisponde alla verità, io sono stato messo nelle condizioni di operare al meglio già a luglio, a giugno quando sono arrivato, perché questa società comunque non mi ha, questa proprietà non mi ha detto prima creiamoci la condizione economica e poi agiamo. Hanno fatto degli enormi sacrifici, continuano a farli, e se dovessimo ritenere opportuno fare qualcosa, io ho già avuto mandato per muovermi, per cui, però queste sono notazioni che faremo più in là, perché adesso, ma la domanda è correttissima. Certo, assolutamente, penso che in questa situazione anche chi non ce l'ha i soldi se li va a trovare, no? Per comprare qualcuno ove mai dovesse servire, ma per fortuna noi abbiamo creato, ecco, quando sono arrivato mi è stato chiesto di fare anche un lavoro in profondità
diciamo che alcune sono state fatte molte scelte, abbiamo rivoluzionato tutto, soprattutto guardando l'aspetto tecnico, però abbiamo guardato anche altri aspetti che erano fondamentali. Siamo in una, navighiamo in acque sicure, questo è un dato oggettivo e di grande interesse secondo me, però ciò non toglie che non significa aver programmato con la maggior parte della squadra, o quasi con tutti, un progetto di 2 anni. Noi abbiamo l'opportunità quest'anno, perché abbiamo visto che abbiamo la possibilità di arrivare, fermo restando che le difficoltà, non è che io qui non sono qui per prendere in giro nessuno, le difficoltà ci sono, dobbiamo avere la forza di reagire in maniera calma e tranquilla nei momenti di difficoltà. Questo è un detto banale, ma è vero, chi è la forza la vedi nei momenti di difficoltà, cioè la virtù dei forti è la calma, no? Poi ho detto prima, questa domanda risponderà via il giro delle sale. Io c'è Ballarino e domani è Coppa Italia, però rispondo alla fine. Cosa fare domani? Mandare un po' di ricalzi? Che idea? No, si prosegue secondo quello che è stato andiamo a Matera, secondo quella che è stata un po' l'idea che abbiamo avuto col Francavilla, cioè andare con cercare di far giocare chi ha più bisogno, chi ha giocato meno, quindi sicuramente Vuto, Fiorvirino, Maimone, stesso Pireto, che comunque porteremo anche dei ragazzi della Berretti, che sicuramente qualcuno giocherà. Insomma, prego? Contesta. Ah, Contesta, certo, sicuramente giocherà a Contesta. Ora non la faccio nella formazione, ma penso che insomma, non penso, si andrà in questa direzione, cioè portare in Coppa Italia, cercare di far giocare quelli che giocano meno, anche per fargli prendere un po' confidenza. Ma non lo so, valutate l'idea di passare il turno, non è studente. No, si gioca sempre per vincere, cioè si gioca per fare del proprio meglio, per passare il turno. Poi ovviamente in Italia c'è la consuetudine di dare un'importanza secondaria alla Coppa Italia, ma nel nostro caso insomma, dobbiamo cercare sempre e comunque siamo una società gloriosa, siamo in Lecce, non possiamo andare a fare brutte figure insomma. Prego Luigi. Direttore, quanto sarebbe stato importante avere un'alternativa vai in questo momento a casa di voi, perché ad esempio non sta segnando, il fidato a Monito salterà la prossima, quanto sarebbe stato importante? È una mossa di mercato magari che andava fatta in maniera diversa quest'estate. Ma io intanto ho fiducia nei 6 componenti dell'attacco, quindi ho fiducia in questi. Tonio. Per componenti dell'attacco intende anche gli esterni, non si può dire alla difesa centrale. Sì, sì, no, io penso, cioè abbiamo fatto. Certo, no, abbiamo fatto. 6 punte centrali, no, abbiamo 6 attaccanti, non 6 punte centrali. E quindi io ho fiducia nei 6 attaccanti, quindi ho detto tutto, è una scelta fatta a luglio della quale. A parte Terzano però mi sembra che manchi un'alternativa principale. Ma noi abbiamo detto già a suo tempo, no, che Terzano è il sostituto naturale e che eventualmente. Ecco, comunque è una scelta sempre dell'allenatore, non mia. Eventualmente c'era sia Torromino che Dumbia che potevano anche pensare di giocare centrali, ma il più accreditato potrebbe essere Torromino. Però sono scelte che fa l'allenatore. Io ripeto, ho fiducia nei 6 componenti dell'attacco. Come ho detto già a suo tempo, insomma, per ogni ruolo abbiamo due calciatori che mi ispirano fiducia. No, per il momento i pensieri che ho nella mia testa rimangono lì. Curiale l'ho intravisto la partita col Foggia, però non. Sì, io con un giocatore che conosco bene, sì, sì. Infatti l'ho salutato molto volentieri. Caso Curiale qui va a fatti suoi, penso di sì, io non l'ho invitato io. Non l'ho invitato io. Prego Francesco.
L'ha invitato Ferrante, forse io. Quindi, direttore, praticamente possiamo dire che il Lecce non interverrà sul mercato di gennaio per quanto riguarda la punta centrale? Non ho detto questo, non ho detto questo. Io ho detto soltanto che ho fiducia nella squadra, che guarderemo anche l'aspetto psicologico e di personalità in queste partite che sono più difficili, e che c'è gennaio che passerei sul mio cadavere pur di vincere questo campionato, figuriamoci se dico che non intervengo sul mercato. Sto dicendo altro, ho detto altro, non so, lei l'ha interpretato diversamente, io non ho detto questo. Non ho detto che non intervengo, ho detto che ho fiducia, che valuteremo tutto, da qui a gennaio c'è ancora tempo, ma secondo lei se anche volessi prendere, cioè, se volessi cambiare tutto l'attacco, oggi lo dico oggi, che ci sono altre 6 partite da fare. Alla luce di quello che si è visto in queste prime giornate di campionato, cioè nel senso, per quanto riguarda il discorso degli esterni, il modo di cambi Valerino che ha fatti, cioè Toromino, Lumbia, appunto Facilli, anche lei voleva in Francavilla, quello che si è notato in Padalino è che non ha mai fatto il cambio Persano Caturano, quindi cioè no, si tende ha fatto il cioè ha messo Persano una partita di Siracusa, poi insomma non si è più visto in virtù del fatto che per vincere il campionato magari quando Caturano non può garantire sì, però, livello... però voglio dire una cosa, da qui al 30 di dicembre mancano, se non ricordo male, 7-9 partite. Secondo lei, se io anche avessi un'idea, posso dire cambio tutto? Se anche avessero fatto malissimo, non lo direi. Hanno fatto benissimo, che cosa devo dire? Hanno giocato bene, hanno fatto benissimo, che io vado a dire? No, mo vi cambio, non cambio nessuno. Ad oggi siamo, abbiamo 2 attaccanti nelle prime alla prima posizione nella classifica dei marcatori. Cioè, cominciamo a vedere anche le cose positive, se no, se parliamo di quelle negative cominciamo a dire che siamo scarsi, che non vinceremo mai. E io invece vedo le cose, cerco di vedere quelle positive, perché se creiamo un ambiente positivo probabilmente ci possiamo arrivare. Se lo creiamo negativo, che guardiamo solo le cose negative, no. Io abbiamo 2 giocatori, 2, e non c'è nessuno dei 3 gironi primi nella classifica dei cannonieri. È un dato oggettivo questo, non è... Quindi mi preoccuperei in questo momento di altro. Il mercato di gennaio c'è ancora tempo. Non voglio sembrare offensivo sui riguardi, no, però... Io ho fatto la domanda, lei mi dà la risposta. Sì. Io no, mi sono un pochino... ho alzato un pochino i toni, non è che voglio fare niente... Ma non era... No, le chiedo scusa, ho alzato un pochino i toni, però è per questo, perché secondo me dobbiamo cercare... Cioè, a me ha dato fastidio la partita col Foggia, abbiamo meritato di vincere, e purtroppo sembra quasi che loro, chissà, che hanno fatto, cioè, noi abbiamo meritato di vincere. Però potevi vincere, abbiamo avuto 8 palle gol, cazzarola. Ma allora, quindi, direttore, comunque, gennaio c'è 20 giorni di tempo, siamo 21, appunto. Prego, no, non è vero, cioè, non qua, al di là di quello che ha detto lui, che si può meno condividere, però non hanno pensato in tanti da questo punto di vista, ma non credo che stiamo parlando solo di cose negative. No, ovviamente. Ho chiesto scusa, ho alzato i toni, ma no, perché a me interessa. No, per l'argomento che almeno c'è l'altro. Le cose positive sono, secondo il mio modestissimo parere, 40 anni che più o meno seguo questa squadra, e sono in maggioranza, quindi siamo contenti, anzi per la prima volta dopo anni eccetera c'è una programmazione, spesso un doppio elemento che non mi ruolo eccetera eccetera, però se uno dice che è debole, lo chiedevo anche a mister qualche settimana fa, non è il ruolo suo, forse non sta rendendo neanche, se il sostituto di Caturano forse davvero non c'è all'altezza di Caturano, al di là della bravura dei due, perché l'allenatore, anche questo l'abbiamo chiesto, si è voluto intestardire sul recupero di un giocatore che non ha mai reso più di tanto, speriamo che adesso da oggi poi farà 20 gol. Se il terzino gioca da parte rispetto all'altro, cioè sono dei 6 portieri, di 2 portieri, forse all'inizio, noi tra quali, lei sicuramente tecnico, più di noi e meglio di noi, non vedevamo uno affidabile al 100% per le coglie, si possono dire anche queste cose, forse, che anche l'Italia, no, sono chiesta qualcosa, una di queste no, cose, io sarà. Intanto, vabbè, è ovvio che non la dico, ma voi pensate veramente che noi pensiamo di noi stessi che siamo i migliori del mondo e che non sbagliamo mai? Sarebbe guai chi... Allora, io diffido molto spesso, anzi diffido sempre, diffido molto di chi ha le verità assolute. Nel calcio poi le verità assolute secondo me non ce l'ha nessuno, ha una logica il calcio,
Per cui immaginate che non ci facciamo mille domande, ce ne facciamo 2000 forse di domande. Però allo stesso tempo io parto anche da delle, cerco di partire dalle cose positive che noi abbiamo, dalle cose assodate, dalle cose oggettive. E oggettivamente noi abbiamo due giocatori che sono primi nella classifica dei marcatori. Questo è un dato oggettivo. Ma qua però non posso segnare sempre solo loro due, questo è il discorso. Cioè tutti siamo più o meno soddisfatti, il pubblico del genere non penso che non deve essere aspettato, nessuno si aspettava di 15, 16, 17, 13 che siano mille spettatori, è record per la Serie C, visto che parliamo di record di gol, parliamo pure di record di pubblico. Certo. Quindi la soddisfazione c'è, certo, c'è, che non si è registrato da anni, ma anche in Serie A gli ultimi anni abbiamo fatto questi spettatori, quindi voglio dire c'è, però ciò non toglie che lei è maestro, ma... Sono il responsabile tecnico della società. Io ripeto, ho alzato un attimo i toni e ho chiesto anche scusa, ma lo facevo solo specialmente non perché penso che voi siate qui a fare i processi, ma penso soltanto che noi dobbiamo crederci in questa squadra. E ripeto, se c'è da migliorarla, la proprietà non si tirerà indietro, se c'è da fare qualcosa si farà, ma lo riterremo opportuno Padalino ed io, e vogliamo soltanto continuare. Io ci tengo tantissimo perché il mio mestiere, oltre che trovarmi molto bene a Lecce, è avere questa grande responsabilità poi di tutta questa gente via allo stadio, è una fiducia a occhi chiusi, a priori, quindi questa fiducia bisogna ripagarla. Questo è il concetto che bisogna dare poi alla squadra, che abbiamo tanta gente che ci segue e che non va delusa, perché sono veramente un asset per noi, quindi assolutamente dobbiamo preservare questo entusiasmo che c'è. Però allo stesso tempo sto cercando di portare avanti un messaggio positivo, perché non va disconosciuto quello quanto di buono abbiamo fatto adesso, va migliorato, perché ripeto, guai non porsi delle domande, non farsi esattamente. Certo. Grazie. Prego Rico. Di quello che dici tu, mister, cioè abbiamo un credito di circa 6 traverse colpite in 12 partite. Ma Elio, io credo nelle 12 partite fatte, credo che abbiamo creato almeno 50 occasioni da gol. Abbiamo fatto. Io ripeto, non è che voglio per forza di cose dire delle cose positive su questa squadra, però non me l'ha mai capitato. Quando vi ho detto prima, in 20 anni non mi è mai capitato che per 12 partite sia un modo di giocare così ben costante, esatto, la costanza. È vero, perché contate le occasioni da gol abbiamo avuto noi in 12 partite, saranno almeno una cinquantina reali, concrete. E 5 gol incassati negli ultimi 6 minuti della partita. Ecco, questo è un dato che ci fa riflettere. Questo è un dato che ci fa riflettere. Io stamattina ho parlato con alcuni ragazzi, insomma, è un dato che ci deve far riflettere, perché noi non possiamo concederci cali di tensione o atteggiamenti di sufficienza o di supponenza. Questo lo sanno, non lo hanno mai fatto, è successo qualche volta, l'abbiamo pagato caramente, ma ci rimettiamo con l'elmetto a lavorare senza nessun tipo di recriminazione oramai, e neanche di paura. Prego Vico. Questa domanda l'ha legata comunque, non è legata alle ultime cose che ci ha detto. Cioè, fatto salvo tutto quello che abbiamo ascoltato, che ha detto, che è più o meno condiviso, visto che qualche piccolo dissenso c'è, ma non pensa che la crescita, il processo di crescita di questa squadra debba riguardare soprattutto il carattere della personalità, che fa finito proprio le ultime cose che ha detto, si riferiscono proprio al fatto che la squadra ha regalato dei punti, ha preso gol negli ultimi minuti, in vantaggio più di una volta, non parliamo di quello che ha combinato a Fondi, una squadra come Lecce non si può permettere di prendere due gol in due minuti quando è in vantaggio di 2-0 e compromettere una partita che avrebbe potuto vincere tranquillamente, perché se mancoso non si inventa, non fa il buffo, non lo perdiamo la partita. Quindi
Vabbè, garante sul senso umano c'ho sempre allora mi è già capitato di sentir parlare di carattere e personalità, non, anche nel passato parlo, e poi la storia ha detto che in quel frangente avevo dei giocatori di grandissima personalità, di grandissimo carattere, quindi spesso può, è legittimo quello che dice per carità di Dio, però spesso può fuorviare. Io credo che riporterei tutti sui concetti di prima, riporterei su questo discorso della personalità sul concetto di prima, e cioè che nel processo di crescita ci sta, è fisiologico che perdi qualche punto per strada per una mancanza o un'altra, fai tesoro nella situazione negativa dell'esperienza avuta e, visto che hai le potenzialità, riparti con uno spirito diverso. Le potenzialità significa che hai la possibilità comunque di giocare a disaperto con tutti e potenzialmente la possibilità di vincere contro tutti. Quindi adesso dalla prossima già non avrai un timore in più, nel momento in cui ti capita di vincere 2-0 avrai un timore in più, un pensiero in più vista l'esperienza fatta, e questo è il processo di crescita. Sulla personalità, ripeto, è nel processo di crescita che poi la personalità viene fuori. Dottore, avremmo chiesto a padre che ci fosse stato, le notizie sulla morte di Ciossa se recuperabile e se domani Freddi sarà utilizzato, se ha notizie. Queste sono, ho notizie che Giosa e Drudi sono sulla via del recupero, ovviamente stamattina mi sono incontrato con lo staff medico, ma adesso sono sulla via del recupero in funzione di domenica. In funzione di domenica. Poi se sono utilizzabili o no, non lo so ancora, lo vedremo. E Freddi fa parte dei convocati a Matera, quindi insomma è probabile che venga impiegato. Sì. Ma anche da vice allenatore. Marco, però scusa, c'era Luigi. Scusatemi, ho il panico. No, allora, della partita di Cosenza non parlo, perché ho deciso, mi ha chiamato qualche collega di Cosenza, preferisco non parlare del passato. Per quanto riguarda Bleve, l'ho salutato stamattina, ma insomma, quando sbaglia il portiere è praticamente evidente, no? Anche se devo dire che ha poche responsabilità sui gol, il primo è stato una deviazione, il secondo insomma, è stata una punizione calciata molto bene, ma l'errore che ha fatto è stato quello sull'espulsione, basta, insomma, poi, che poteva costarci carissimo, per carità, però rientra nella normalità, ha fatto delle partite eccellenti, domenica non è stata la sua migliore, però insomma, rientra nella normalità. Quindi resta lui il numero uno quando rientra la squalifica? Senza polemica. Questo gestisco prego, mister. Questa è la scelta, aspetta sempre l'allenatore, ci mancherebbe altro. Io non ci metto direttore, il raggiungimento dell'obiettivo è naturalmente in relazione anche al rendimento delle componenti, questo è chiaro. Ecco, rispetto alle idee di cui avevamo discusso alla vigilia, c'è un organico che la sta meravigliando, in particolare una costruzione di una squadra che forse non ci aspettavamo così solida e che invece la meravigliano anche lei? No, io ho già avuto modo di dire insomma, che il calcio non è matematica, però ha una logica, no? In effetti per tutti gli addetti ai lavori le squadre più accreditate erano le prime quattro, che in questo momento sono nelle prime quattro posizioni, quindi a questo punto del campionato io non tiro le somme, insomma, anzi dico che stiamo andando tutte e quattro bene, mi auguro che il Lecce vada meglio delle altre, ma a maggio insomma sia avanti alle altre.